Ed oggi sono con Raffaele De Bartolomeis. Ace on un ace, purtroppo per te ace. Allora, avrete capito dall'accento che è l'ennesimo artista che vive qui a Roma, ma che non è romano. Tu sei di? Beh, tipico accento di Brescia, si sente subito, insomma. No, che poi una cosa bella, io sono salernitano, quando il romano ti dice ma si sente, dico a te si sente, a te si vede che sei proprio insomma di Brescia, quindi perché anche il romano è un accento bello. Allora adesso forte. Ti dico una cosa che tu non sai, perché tu sei, questo è un format che romano è buona la prima, io non vi dico niente. Ma io nella tua città ho fatto il carro alla caserma Cascina. No, vabbè, questa guarda, è un tiro mancino, perché non me l'hai detto prima, mi hai fregato, che meraviglia. Senti, però come tutti quanti i salernitani e tutti i campani in generale, avete, anche se so che tra Salerno e Napoli c'è una certa rivalità, c'è pure un detto che non ripetiamo, però voglio dire, avete poi comunque come casa madre... artisticamente la napoletanità. Beh, certo. E allora io voglio fare una cosa, perché siccome devo giustificare la chitarra, vorrei subito accennare un pezzetto di una canzone, una delle più belle che sono state scritte, diciamo, non della tradizione, ma sì, negli anni 70, da un grandissimo Pino Daniele. Me ne fai un pezzettino? Ma che meraviglia, guarda, perché so che a te piace. Tocchi proprio le corde, insomma, che più. È un pezzettino mi sono così vicine. Giustifico anche la chitarra. Vai, così, live. Napoli mille colore, Napoli mille paure, Napoli a voce re creatura, che sai piano piano, e tu sai che non si sola. Guarda, mi basta come battesimo, mi basta come battesimo, perché adesso voglio parlare di certo. Te. Quanti anni sono che sei a Roma? Ma sono 12 anni e io ancora non ci credo, perché Roma era il sogno proprio che avevo da bambino, quindi una città che ho sempre amato, ho sempre frequentato. Roma per me non è una città ma uno stato d'animo, quindi immaginate voi come sto messo io nonostante tutte le criticità di questa città. C'è una mia canzone, scusa se passa, che mi fa... Sì. Che praticamente parla di Roma e gli dà una definizione che... Sai che adesso non me la ecco, ricordo. Vedi, è tutto live. Sto scherzando. No, è che no, se cominci a cantarla poi la conosco, non già. Fa, quando vabbè, si parla di te, dai, una canzone. Non si possono la dire sanno, cose dai, poi la, non la sanno, dobbiamo vabbè, parlare di te. Sanno, quando vabbè, si parla di te la conoscono, almeno i miei fans YouTube, la conoscono. Cercate, per la sentire. La conosco. Allora, tu sei diciamo qui a Roma da un po' di tempo e fai, insomma, sei un attore, sei addirittura adesso saremo nello stesso cartellone al Teatro Petrolini, che è un teatro che per me è molto importante per vari motivi. E questo amore per il teatro, che di solito si dice che i napoletani, i campani in generale, insomma, sono tutti attori, poi non è vero, perché poi bisogna studiare, bisogna applicarsi. Come ti è nato? Vieni da una famiglia di teatranti, vieni da... Come è nato? Guarda, la mia famiglia proprio non c'entra nulla con questo settore, perché mio padre, insomma, ha lavorato in banca per tanti anni, mia madre è insegnante elementare, quindi... L'unico pazzo della famiglia sono io, un fratello architetto, quindi proprio veramente insomma tutti molto lontano da quelle che sono poi insomma le mie corde, le mie inclinazioni. E io sono partito come tanti, imitando i professori, quindi alla fine insomma proprio da studente, da ragazzino, quando mancavano 5 minuti prima che suonasse la campanella mi chiamavano, mi mettevo in cattedra, ma poi insomma è nato un rapporto, anche perché sai, nelle materie soprattutto nelle quali non andavo bene, in qualche modo io giocavo con la simpatia, quindi la matematica, perché poi ho fatto ragioneria prima di laurearmi in giurisprudenza e lavorare anche per un po' di tempo come avvocato penalista. Ma tu comunque hai fatto diciamo degli studi particolari teatrali oppure... Sì, ho fatto delle botteghe teatrali, sono partito come imitatore, animatore, poi con la bottega teatrale, quindi vari laboratori, quindi il teatro, il cabaret, insomma, e di lì è partito. Senti, in questo momento va molto di moda la, diciamo, la limitazione di De Luca, che però non te la faccio fare, bene. Non te la faccio fare per un semplice motivo, perché vorrei che venissero a vederla in teatro. Quando ci sarai al Petrolini? Io sarò insomma con il mio One Man Show a ottobre, e lì lo farai De Luca? 29, 30, 31 ottobre e 1 novembre, quindi lo andate a vedere, adesso mi interessa sulla cresta dell'onda. Ecco, mi interessa diciamo il lato umano. Allora, sì, è un momento un po' particolare, questo format è nato proprio perché nei momenti in cui non sapevamo dove sbattere la testa ho pensato dopo, ma adesso vado a trovare tutti i miei amici e sto continuando. Tu sei un altro di quegli artisti con i quali non abbiamo mai, diciamo, non abbiamo lavorato, condiviso sei anche più giovane di me, tutto ma, quanto, ma però insomma
È nata così un'amicizia e io, siccome sto andando a trovare anche amici con i quali pur non, che colleghi, anche se non lavorando insieme, che però insomma c'è un feeling, una simpatia. E quindi volevo appunto venirti a trovare, anche se devo dire la verità, devo fare una piccola confessione. Abitando vicino è uno di quei casi dove è venuto lui a trovare me. Però Ecco, non qui diciamo dove proprio stiamo e tutto quanto, siamo qui in è anonimato, in un anonimato, prato. però in una zona molto artistica. E quindi insomma questo tuo amore per il teatro ti ha portato, cioè mi hai detto insomma pur essendo giovane, perché sei più giovane di me, tu Giovane, quest'anno giovane di una festeggi volta. 30 anni di Sì, perché ho professionismo. iniziato da ragazzino, avevo 14 anni, quindi insomma, ricordo ancora adesso l'emozione, insomma, la prima serata, una festa di piazza, per cui torno a casa quella notte con il cuore in Bello, dai, gola, raccontami, carico perché di adrenalina, insomma, e quella sera capii subito che. dov'era? Ma era un paesino, insomma, nella costiera cilentana, essendo appunto campano, quindi tornai a casa tutto contento, Ti emozionato, sembrava il giorno questa era. dopo? Sì, mamma, io da grande voglio fare l'attore. E mia mamma mi disse: ma non ti potevi drogare come tutti quanti gli altri? Insomma, ecco lì io capii che Quindi. forse c'era qualche piccolo problema in famiglia, insomma. Però poi adesso insomma sono contenti di quello che Ma fai. certo, perché alla fine io penso, guarda, che le passioni ci salvano. Quindi al di là di medicine, al di là insomma di medici, di terapie, di psicofarmaci, ecco, veramente le nostre passioni ci salvano. Quindi io insomma il consiglio che mi permetto di dare a tutti è quello di seguire sempre le proprie passioni, le cose belle che ci fanno emozionare, Senti, vibrare. allora ti dico una cosa, a volte le domande sono banali, io dico Sì. sempre che si esce dalla banalità di una domanda dall'importanza della risposta che viene data. Mi Ecco. sento molto Beh, Marzullo io mi quando sento dico anche, è una queste grossa cose. responsabilità perché, Allora, insomma. e questa è banale, infatti come domanda è banale, e anzi la facciamo così, prima di fartela Sì. facciamo un pezzettino di una canzone molto importante che si chiama Ecco, lui Malafemmina. parte così, insomma io spero che, come quando sei a scuola, l'argomento, dice, speriamo che sono preparato perché sennò insomma. E poi ti faccio una domanda. Si è vista fatta nata, quella che è fatta a me, stomma d'avessa accesa e vuoi sapere perché? Perché ingoppa sta terra. Femmina come te, non c'hanna sta paroma, onesto come me. Femmina, tu sei una mala femmina, chi sto Chi che hai ha fatto fatto piangere, piangere? lacrime infamità. Femmina, Si se tu dolce peggio bocca una vipera, vipera, m'intossicata m'ha l'anima, non posso più campare. Femmina, si dolce dolce come come zucchero, zucchero, però sta però sta faccia faccia d'angelo, d'angelo, ti ti serve serve per per ingannare. Femmina, tu sia più bella femmina. Sandro, ti Ti voglio voglio bene bene e t'odio, l'odio, non te posso Guarda, io da mestierante ti ho fatto scordare. una doppia voce per andare a coprire un Ma accordo che avevo sbagliato. pensa, guardate quest'uomo, l'umiltà, io lo dico, i No, grandi sono perché vi umili posso dire una perché. cosa, non è facile cantare Malafemmina Mai con fatto, la cioè sua mai faccia, provato, che a mai. me veniva da ridere, Addio. perché ha una bella faccia che per il suo lavoro gli è utile. Mannaggia, Senti, adesso la guarda. domanda banale sta a Sì. te poi la Sì. risposta. Fare questo lavoro l'avrei avuto tra i concittadini con regionali, anzi, perché insomma io devo sempre, Certo. non devo dimenticare che sei di Salerno. Avere avuto uno come il principe De Curtis, Totò, che cosa significa? Che Ma insomma, domanda proprio di una no, banalità, però no, adesso ma sentiamo che altro mi che rispondi. banale, perché in realtà lui dice banale, ma dietro insomma si nasconde un mondo, non è mai banale la domanda, anzi è sempre molto profondo, molto intelligente. È per noi una grande responsabilità, perché noi campani, beh, Totò come Eduardo, Come come, Eduardo, sì, certo. come tantissimi mostri sacri, insomma.
Tutti noi in qualche modo abbiamo cercato, ma insomma il nostro proprio piccolissimissimissimo, di rubare da questi grandi maestri, e ci hanno insegnato tanto, proprio maestri di vita, maestri di Quindi è una palcoscenico, cosa, per insomma, una cui, responsabilità che si guarda, io dico sente. Napoli e Roma sono le due grandi anime, per cui insomma alla fine se sei campano e vivi a Roma hai il privilegio di avere in te queste due grandi anime, e quella poi è la scintilla dalla quale parte tutto, insomma. Allora, io adesso approfitto un attimo dello spazio di Raffaele per dire una cosa. Io credo che adesso non, io registro e poi non so mai le puntate, le alterno, cantanti, donne, uomini, Questa magari la indecisi, cancella tutto perché quanto. insomma. No, nel senso, quindi non so esattamente, però insomma siamo quasi, siamo arrivati quasi alle 50 puntate, non complimenti. so adesso per quale sarà più puntata meno con te, però voglio dire, tu tra l'altro stai un po' al confine, perché Sì. insomma dalle puntate di poco precedenti, insomma, che stavamo in t-shirt tutti sudati, insomma adesso siamo già, quindi sei nel confine. Io però voglio avvertirvi che questa mia rubrica continuerà ancora, finché sarà possibile continuerà, perché voglio cercare di incontrare ancora tanti amici, qualcuno si è anche piccato perché a me non mi ha mai chiamato, arriverò da tutti, quindi abbiate pazienza, anche perché io ho la testa dura e questo format è cominciato per gioco, però vorrei che, siccome più di qualcuno si è interessato, insomma, io voglio andare avanti, quindi andremo ancora No, avanti. Quindi infatti sei volevo dire stato un appunto che genio questo. perché hai inventato una cosa semplice, No, ma poi efficace, tra l'altro carina, tu stai con divertente. questo. Gli inizi Sì, c'era la sembra quasi insomma barricata, che ora adesso apre lo ci siamo qua, sportello ci qui, siamo insomma, quasi. devo fare un certificato di Un nascita, amico insomma. mio mi ha detto, ciao, mi pare di stare Regina Cieli Senti, allora io ti faccio l'in bocca al lupo. Oddio. Viva il lupo La sempre. cosa importante di questi incontri è che siano brevi. Ogni tanto racconto sempre una cosa, un grande insegnamento di Lando Fiorini. Lo so, sono ripetitivo, però non è che tutti vedono le stesse tutte le puntate, quindi lo dico per chi non l'ha vista, magari nelle altre puntate nelle quali ho raccontato questa cosa, che il grande Lando diceva sempre: andatevene sempre via un attimo prima di aver rotto Eh i coglioni. beh, questa è una cosa, guarda, è proprio l'ABC di questo E mestiere, allora io andrei insomma. ancora avanti, anche perché sono convinto, come dico sempre con tanti, come ho detto con tanti altri miei amici e colleghi, che se qui ci fosse una platea di persone noi potremmo fare uno Ma infatti faremo spettacolo 2 ore, anche se non tranquillamente. Quindi io così volevo fare questo improvvisate. incontro, sono contento, non ci conosciamo benissimo, ma in realtà ci conosciamo bene perché il feeling si è venuto a creare È un subito. incontro di pelle, di anima. Infatti quando vedevo questo tuo programma, dicevo, Madonna, ma quanto mi piacerebbe stare lì sulla Scapicchio Car. Poi l'universo mi ha ascoltato, lui mi ha invitato e ha detto, non è possibile. Ho detto, ma hai No, visto? io ti Questo ringrazio, Scapicchio c'ha un orecchio bionico, è mi riuscito, lusinga, insomma. questo invece è stato proprio un piacere mio, ti ringrazio, grazie, è stato divertente, breve ma intenso. Bello, quelle cose proprio, Grazie, e passionali, dai, ci vediamo presto, carnali. sono sicuro, su qualche palcoscenico Sandro, insieme. grazie mille a te, Grazie complimenti, in bocca al lupo per le altre a te, anche puntate. per Grazie te, di cuore perché è stata una grazie a te. gioia immensa. Ciao a tutti, ciao, vi salutiamo, ciao, 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 ciao.